Un evento straordinario si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 3 settembre nei pressi dell'uscita Savonera sulla tangenziale di Collegno alle porte di Torino. Una coppia bloccata nel traffico ha vissuto un momento indimenticabile quando la donna ha iniziato a sentire le contrazioni e ha partorito direttamente in auto. Non riuscendo a raggiungere l'ospedale in tempo, il compagno ha fermato la vettura sulla corsia di emergenza. Una pattuglia della polizia stradale in servizio sulla tangenziale ha notato l'auto ferma e si è avvicinata per offrire aiuto. Gli agenti, inizialmente pensando a un guasto, sono stati informati dall'uomo che la moglie stava per dare alla luce il loro bambino. Non c'era tempo per scortare la coppia all'ospedale. Così la donna ha partorito in auto, assistita dal compagno e protetta dagli agenti che hanno isolato la zona per garantire la sicurezza. Dopo il parto, il neonato, un maschietto di nome Simone, è stato accolto tra le braccia della madre. Successivamente la famiglia è stata accompagnata dalla polizia fino all'ospedale Martini. Sia la madre che il bambino stanno bene e il padre, profondamente commosso, ha condiviso la sua emozione durante una conferenza stampa. Simone è il secondo figlio della coppia.